Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Questo è uno di quei vlog che dovete rimanere sintonizzati. Iniziamo dal principio, iniziamo da qua. Lo scambio è equo, allora ti do solo questa. Stanno giocando solo. Ma io le voglio tre. Allora qui siamo in preparazione. Io sono quasi pronta, mi sto per fare lo steam pot. C'ho Marco là dietro e Chad di là che fa cose. Ok, siamo tornati. Quella è stata, tra virgolette, la nostra preparazione. Adesso siamo in macchina con queste due belle persone. Buonasera. Buonasera, buonasera. Lui ha dormito con noi e lui pure. Ah, e a casa mia, di questo Cristiano qui, Porello, quanto mi supporta. Allora, vi devo... Ah, no, vi lascio adesso le due Insta Stories che stavo facendo. Perché Issima mi ha detto, ti sono, dove sei? Ho fatto due Insta Stories. Madonna, sei inquietante. Due Insta Stories. Bellissime. Belle, ve le lascio qua. Cioè, io la mattina mi sveglio. Buongiorno ragazzi, buonasera. Buongiorno, chi è? Buonasera. Lui come se non la fosse. Ho cercato di fare. Fatti il problema reale. Perché c'è un dolore? Perché c'è John qui? Perché c'è John in casa mia? È la storia? No, ma perché c'è John? Ma che stai facendo? È tutto estremamente sbagliato. John, Christian, Shadow, Marco, quanti cazzi non mi c'hai? Te prego, farmaci tu. Che devo fare? Aspetta. Salvaci, ciondola, ciondola per noi. Giuro, sto arrivando. È che sono un po' in ritardo perché mi sono vestita, fatta. Dai, pure cosa lui. Dai. Io la... per sto cazzo era la decoso, voleva il mio sedere, voleva togliermi i peli, non i miei, quelli del cane. Sono peggiorata la situazione. Ok, quindi stiamo andando, ci vediamo tra poco. Ciao, dopo. Vogliamo dire questo? Ci proviamo? Perché io diciamo che mi sono un po' documentato, perché mi interessava molto anche seguendo, non sul web, ma tipo un progetto molto fino al tuo, tu parli, sottolinei il fatto di come i giovani di oggi, no? I bambini soprattutto, siano spesso rivolti con la faccia sul tablet. Sì. Abbiamo fatto un'intervista tutti insieme noi della OMS. Adesso ci sei, oh mio Dio! Bug! Dicevo, abbiamo fatto un'intervista tutti insieme, adesso facciamo delle foto tutti insieme e un'altra intervista tutti insieme. Poi il perché di questa giornata ve la spiego a fine video, quindi adesso vedrete delle clip un po' sparse, scusatemi, però dopo capirete. Con il mazzerino che se... Stavamo facendo i selfie con gli omis. Che bello! Si è aggiunto lui che gentilmente... Sì, è tutto oggi e tutto ieri che ci fa fare interviste, ci porta in giro. Quindi come ti chiami? Mi chiamo Daniele, sono il responsabile radio del festival e di Radio 108 Network e di Pizza Crit e tutto quanto. Lui ci porta in giro e ci fa fare cose. E adesso che cosa dobbiamo fare? Adesso dovrete fare la video intervista con Radio Godot. Ovviamente siamo riusciti a dare un ordine e poi fuori. Bene, quindi ce la faremo. Abbiamo fatto altre interviste ma io ho un problemino. E quel problemino... Quel problemino si chiama loro. Ci siamo dovuti sedere, si sono seduti tutti per me, guardali. Manca solo una persona, un componente degli OMIS, cioè Federico, mi è andato a fare un lavoro, quindi stanno telefonando. Niente. Dai, mi sta telefonando madre. Pronto? Vai, ma. Questo è come stavo, però tra 5 secondi se ne andrà via tutto qua. 5 secondi se ne va tutto perché non ce la faccio più, perché questo è intanto sotto. Demente. Grazie, prego. E lei, la signorina, siate, mi aiuta sempre. Fa, cosa? Fa, poi fai fa e giri su. Ma no, ma che è stato? C'è questa cosa, apertura dei Tony Awards. Com'è la cosa delle feste? Vai, quello dei festi, non mettere reggaeton. Reggaeton, vai. Tutte le pomodoro.
Porti molto slow down, porti pancetti. Ok, vai. Chi mi fa? Perché è molto bello. Non so se a casa tua è grande. Baci baci bye. Con la gang gang bye. Non si sa perché stiamo guardando queste cose. Questo è tutto un movimento di... Questo non lo faccio. Ok. Perché è molto, molto... molto snodato. Così ti stai snodando. È molto snodato. Così è. Oh, mi sto perdendo un attimo. Comunque fa vedere che siamo in mezzo al pubblico a fare sta cosa. È tipo quando acciacchi la cicca. Cioè mio marito un attimo sta continuando con la cicca. Acciacchi la cicca per terra. Non so che madre sta fa qualche movimentaccio di asso. Frate, è notte, che c***o fa quello piano? Ho visto che sul video di Chiara avevano richiesto che dovevo ballare. Sì, è vero, vai. No, Federico. Ballerò. Cioè, guarda, non ho mai visto una cosa già del video di Chiara. Ma Mike Jack. Per voi. No, anche da Marco. No. John Christian Shadow, ragazzi. Oltretutto dormi a casa mia da due notti e adesso siamo alla terza. Non dormiamo insieme. Cioè, John Christian non Shadow. Sono le nostre anime, dormono sempre insieme. Le nostre anime sì, perché non lo devo... Allora, per l'esattezza. Per l'esattezza. Sì, napoletana, vive. Possiamo fare una cosa? Nido come se fosse il mio compleanno. Dimmi come e quando. Quando non stava mai. La mia voce. Asercio, torna con l'NSP. Sta andando. Rapapam, e senta, povera. Me li ridai. No, no, quanti anni è andato via? Fatti per magia. Rapapam, Salve, Sari, e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è un giorno molto particolare. Il mio primo video. Siamo qui oggi a Roma Web Fest per fare delle interviste molto importanti. Perché Chiara da un po'. Oggi io e Lara avanzeremo tutti. Che buono tutti. La cosa bella è che Chiara ogni volta che fa un video manda un messaggio vocale, fa sempre perché dovete capire che oggi noi dovremo registrare un video tutti insieme. Però ci vogliamo trovare. Io faccio yoga, va bene. Per spoilerare una cosa importante, tu la devi mettere perché sennò ti picchio. Allora, Mazza è pelato su Telegram con sto cappello, ovviamente. Anzi, per favore, fate. Su Telegram c'è un gruppo Omis nascosto che nessuno sa, ma che presto uscirà. Per link favore. In descrizione. Lo trovate esattamente in descrizione. Quindi Chiara lo mette in descrizione. Link Telegram a farlo a Omis, per mi raccomando. Per favore, fate vedere il mio seno, queste sono le view. Sono queste. Queste sono le views. Beh, visto che stiamo in tema. Bella che ci vuoi mettere. Ma vediamo una cosa, se voi vi Arezzo i tesorini, questo lo faccio nel fondo. Non è vero, tesori. Eccolo, l'hai ripreso. Difendetemi qua sotto nei commenti, ma che cacchio di omis siamo, no. Lui è uscito meglio. Ma che schifo. No. Era molto censurata questa cosa. Oggi siamo stati qui per premiazione eccetera. Adesso ci dovrebbe essere un'altra premiazione. Il signor Rui, che dorme sempre da me da tre giorni, siamo mio lì accampati. Infatti comincia a puzzare perché oltre i tre giorni già ho detto che... E niente. Chiara non ha una doccia. Adesso vado che mi dici sta cosa. Donate 50 centesimi per sfamare Chiara. Ha bisogno del vostro aiuto. Guardate, io sembra una persona normale. Io posso dire solamente una cosa comunque. Donate 50 centesimi al numero 800 Chiara puzza 994316. Il mondo ha bisogno di voi. Ma questo 4916, 4916. Perché non mi piace tu? Io veramente potevo scegliere di fare tutto nella vita. Sono la youtuber, tutto, ma non la youtuber, sono afona, non c'ho più voce. Ma Chiara Paradiso è tutto. Guarda che luce, basta vedere la luce. Vedete la luce, buongiorno. Chiara Paradiso è tutto, te. Freddo. Dobbiamo rientrare con freddo. Freddo. Andiamo dentro. Andiamo dentro. Due. Che freddo, seguite John Christian Shadow perché, cioè ragazzi, seriamente. Se volete sapere come seguirlo, Dubita. Aspetta un attimo. Basta che mi segui. Se volete seguire John Christian Shadow, ecco come è da dietro. Due.
seguitelo su tutti i social. Pure cosa sotto? Tutti i social. Pure il centro commerciale. Cioè, non è una cosa sotto, è una sotto. Comunque qua dentro stava. Questo è. Guardate. Qui ci sto io. E là c'è stata tutta la gente. C'è un sacco di gente. Stiamo continuando ad aspettare. Guardate chi vi faccio vedere. Guardate chi vi faccio vedere. Guarda chi ti faccio mamma vedere. Mia, quanto è gnocca Chiara Paradisi. Mamma mia, ecco, ma mamma. Di che stavo a parlare? Mamma mia, va bene. Allora, dopodiché il pagamento, il IBAN com'è? Allora, è IT 000 Chiara Paradisi 071. Benissimo. No, il pagamento IBAN per te che mi ha fatto un complimento. Tutto bello tranne che la sua cravatta. No, non mi bullizzare il marito. Non mi puoi bullizzare il marito. Mia ragazza. Vabbè. Non mi bullizzare il marito. Se la scelta io volevo venire in maglietta. Vero? No, de maglietta ce l'abbiamo avuto uno oggi. Comunque in realtà quello fa l'aggancio, capito? No, in realtà lo sai che noi ci conosciamo da tanto, ma qua sopra non lo sanno. Da quanto tempo, diciamolo? Tanto, tanto, veramente tanto. Abbiamo fatto anche un evento molto tempo fa al Rainbow Magic Land. È vero, la prima volta che ci siamo conosciuti. No, forse ci eravamo conosciuti un'altra anche volta. Prima, sì. Ma non diciamo queste cose. Vabbè, comunque comunque seguitelo perché è fantastico. Grazie, Sarallo, ragazzi. E se non lo sai? Sallo. Bacio. Ma se lo dai? No, non esageriamo. Noi stavamo, noi qui ci pensiamo fatti prima delle foto da extra piccolo perché ci chiamavano da una parte all'altra, su questo è uno di quelli dove vieni e ti trattano veramente bene. È vero. Bene. Ma la domanda, ma secondo me le troviamo da qualche parte, le possono trovare anche loro da qualche parte, a parte sui nostri social? Sì, infatti dovete seguire allora la pagina di Greeterful, dovete seguire tutte le varie pagine di quanto riguarda il Roma Web Fest, poi collegato a tutte le varie radio che ci sono state oggi. Rai Gulp, andremo su Rai Gulp, quindi anche Rai Gulp a noi con le nostre interviste e poi ci sono tanti altri famosi, quindi ci trovate ovunque ragazzi. Finalmente come Omis abbiamo avuto il nostro primo, diciamo, sbarco, quindi era molto bellissimo. E mo quindi i nostri spizzi. Bene, ci vediamo dopo, adesso andiamo a vedere la confezione. Allora, sto tornando a casa con Chad e Marco che stanno parlando. Fa un freddo boia, veramente un freddo boia, raga. Avevo visto un ristorante di sushi. Mi ero un attimo fermata a dirgli: ehi, c'è un ristorante di sushi. Perché sono le 9, non abbiamo mangiato nulla. C'ho tanta fame. E perché calcolate che oggi allora vi spiego finalmente. Ho finalmente il tempo per spiegarvi. In pratica il Roma Web Fest è una grande opportunità per farsi conoscere, per se si è invitati ovviamente, per parlare alle radio. Io ho avuto l'onore di conoscere per esempio Violetta Rox, che adora la follia. Ho avuto l'opportunità di rivedere Cappalicious, Cristina, la mia amica, di rivedere Lele, di rivedere Geppo, che sono comunque i miei amici. E, però a parte questo, è una grande, grande opportunità per fare cose lavorative importanti e oltretutto essere anche issima. Ui, mi stavo dimenticando issima. È molto importante, diciamo, a livello lavorativo come evento. E noi non solo eravamo stati invitati come appunto come Chiara Paradisi, ma anche come Omis, e ci hanno fatto le registrazioni tutti insieme, siamo andati a Regulp, quindi comunque sono stata molto contenta di questo. E ho avuto l'opportunità poi di conoscere lavorativamente parlando anche altre bellissime persone e sono stata veramente contenta. Questi due giorni sono stati bellissimi e quindi sono contentissima. Non posso spiegarvi in realtà tantissimo perché chi non fa parte del mestiere magari dice: vabbè, ma che avete fatto? E vi capirei. Però comunque sappiate che è una cosa molto importante per me, quindi spero sarete contenti di questo. Detto questo, sono contenta che c'erano delle tesorine che avevo invitato, cioè io avevo invitato tutte le tesorine, sono venute, sono stata contentissima. E niente, adesso ripeto, siamo stanchi, quindi stavamo cercando qualcosa da
mangiare. Stiamo cercando un ristorante di sushi, che so fame. E niente, calcolate che non mangiamo dall'ora di pranzo. Quindi avevamo mangiato con Nicole, Mazza, poi Marco e appunto Chad. E poi non abbiamo più mangiato nulla. E stare tante ore in piedi, fare tante interviste, parlare, usare la mente stando in piedi al freddo fa venire un po' di fammina. Quindi diciamo che non vedo l'ora di farmi una cena come si deve. Ho fame. Ah, PS, scusatemi tanto se non ho pubblicato video sabato e domenica, ma ero qui, quindi spero di essermi fatta perdonare.